Torna a Palermo Leo Gullotta al Teatro Biondo in scena con Spirito Allegro fino al 21 febbraio. Sentiamo come l'artista catanese racconta il suo spettacolo nell'intervista di Agnese Licata. Interpreto uno scrittore inglese che scrive dei libri, vuole scrivere una storia dove l'occulto è la parte portante e spunta fuori il fantasmino della prima moglie che per una serie di circostanze spunta fuori, gli altri non lo vedono, è soltanto lui che lo vede, quindi ha questo gioco di scena con gli altri interpreti, con gli altri personaggi. Non la vedi? E che devo vedere? Ho notato dopo lunga tournée italiana di questo Spirito Allegro che il pubblico viene colpito dall'eleganza, dal gusto dello spettacolo, da un equilibrio tra il piacere dell'occhio e quindi la scena, i costumi, dell'orecchio, quindi le interpretazioni, il piacere di buona recitazione. Questo è un testo che è stato scritto da un grande autore inglese, Noel Coward, fu scritto nel 1941 durante la guerra in Inghilterra e quindi la pesantezza della tragedia. E allora lui scrisse questa commedia per esorcizzare la morte, giocare significa anche riprendersi la vita.